Credo di averle già risposto. Noi siamo assolutamente convinti che questo sia il momento nel quale bisogna accelerare ancora di più. E non è semplice in Italia per per il tradizionale approccio per cui bisogna andare piano. No, noi stiamo andando molto veloce, molto decisi. Peraltro è nostro interesse fare veloce. Perché prima terminiamo il pacchetto di riforme strutturali, prima possiamo dare stabilità complessiva al sistema. Allora, per tutto il 2015 io non guarderò i sondaggi. Per tutto il 2015 noi andremo diritti all'obiettivo. Credo che nell'arco di qualche settimana, barra mese, la stragrande maggioranza delle riforme sarà completata. E rispondo sulle riforme collegandomi al David, non è propriamente la domanda che lei ha fatto, ma gliela dico lo stesso. Sa cosa disse Michelangelo quando gli fu chiesto: "Ma come hai fatto a fare questo straordinario capolavoro?" Michelangelo, che era un po' strano come tutti i fiorentini, rispose: "È stato facile, è bastato togliere il marmo in eccesso." È la stessa cosa che noi stiamo facendo con le riforme in Italia. L'Italia non ha bisogno di cambiare chissà che cosa, ha da eliminare dell'eccesso, soprattutto nella burocrazia. E noi, stia tranquillo che questa è una cosa che abbiamo interesse innanzitutto noi a farlo. Da questo punto di vista la decisione dell'ECB non cambia assolutamente niente, anzi no, cambia, cioè ci costringe a fare ancora più di corsa.